Ciao bambini, eccoci pronti a leggere le mie 7 storie delle emozioni con Lupetto. Ed ecco qui il sommario con tutte le emozioni che leggeremo oggi. Iniziamo dalla sorpresa. Una bella sorpresa. La mattina, durante la colazione, papà annuncia: questa sera, dopo la scuola, partiamo per le vacanze! Dove andiamo? Chiede Lupetto incuriosito. Sorpresa! Risponde il papà. Fa l'occhiolino alla mamma. Lei sembra felice. Deve essere una sorpresa super. Per tutto il giorno, Lupetto pensa alla sorpresa. È eccitato. Dove andranno? Allo zoo? Dal nonno e dalla nonna? Al ristorante? Piccolo birbante, sono sicuro che tu lo sai, dice a Dudù. Dai, dimmelo! Ma Dudù non parla. Sa tenere molto bene i segreti. La giornata passa troppo lentamente. Lupetto è sempre più impaziente. Finalmente si parte. Dai, ditemi dove stiamo andando, supplica Lupetto. Andiamo a passare la settimana nella natura, risponde la mamma sorridendo. Nella natura? Ripete Lupetto sbalordito. In un piccolo chalet in riva a un lago, precisa il papà. Lupetto spalanca gli occhi. Una sorpresa così non se l'aspettava proprio. Ed ecco che arriva la gioia. Andiamo al lago. Il papà e la mamma hanno affittato un piccolo chalet in riva a un lago per una settimana. Appena alzato, Lupetto si veste. Non vede l'ora di visitare il lago. Il sole splende. Sarà una giornata magnifica. Vieni, Dudù! Balla con me! Canticchia allegramente. Oggi ci divertiremo! Mamma, papà, sbrigatevi! Andiamo! Direzione lago. La mamma ha preparato un grande picnic. Lupetto ha preso il suo secchio e una rete per pescare, mentre il papà ha la sua canna da pesca. Lungo il cammino, Lupetto è così contento che non smette di parlare. Il lago è grande, ci sono dei pesci, si può fare il bagno! Ecco il lago! Il cuore di Lupetto batte forte. È ancora più bello di quanto avesse immaginato. A tutta velocità, Lupetto corre lungo il sentiero e si toglie le scarpe. Grazie, mamma! Grazie, papà! Esclama Lupetto esultante. Chi viene a sguazzare con me? Oh oh, ecco che arriva la paura. Ma cosa succederà, bimbi? Scopriamolo insieme. Il bagno. Oggi Lupetto trascorre il pomeriggio in riva al lago. Il tempo è bello e viene voglia di fare il bagno. Chi viene in acqua con me? Chiede infilandosi il costume da bagno. Io! Risponde il papà.
non dimenticarti i bracciali, dice la mamma. Il primo che va in acqua è un supereroe! Esclama Lupetto tuffandosi. Lupetto entra in acqua. Un motoscafo passa in lontananza. Fa le onde! Che divertente! Non aver paura, Dudù! Ti tengo! Ride Lupetto. Ma all'improvviso... Oh no! Una grande onda travolge Lupetto e... Pluff! Si ritrova con il muso nell'acqua. Sbatte le braccia e le gambe. È in preda al panico. Calmati, ci sono qui io con te, dice il papà. Come va? Sulla riva, Lupetto fa fatica a riprendere fiato. Non voglio più entrare in acqua, grida. Cerca di riprendere le forze, suggerisce il papà. E poi sono sicuro che ti verrà voglia di ritornarci. Due supereroi non fuggono dall'acqua, vero? Lupetto sorride. Quando il papà gli tiene la mano, non ha paura di niente. E ora arriva il disgusto. A tavola. Alla sera, la famiglia di Lupetto passeggia in un grazioso porticciolo. Il papà e la mamma ammirano le barche, mentre Lupetto osserva i pesci nell'acqua. Mangiamo presto! Chiede all'improvviso. Ho fame! Anch'io, dice la mamma. Il viaggio mi ha stuzzicato l'appetito. Che ne dite di cenare in questo ristorantino? Ecco qui il ristorante, il Lupo di Mare. Dal menù, Lupetto sceglie pesce impanato e purè di patate, mentre il papà e la mamma ordinano spiedini di gamberi. Cosa sono i gamberi? Chiede Lupetto. Sono crostacei che vivono nel lago, spiega il papà. Sembrano gamberoni con le chele, sono deliziosi. Il cameriere porta in tavola i due piatti con gli spiedini. Lupetto storge il naso. Che schifo! Non vorrete mangiarli? Esclama disgustato. Certo che sì, risponde il papà. Vuoi che ti sgusci un gambero? No, grazie, protesta Lupetto. Piuttosto preferisco mangiare piselli per tutto l'anno. Me ne ricorderò, ride la mamma. Ed ecco che arriva la tristezza. Dudù è sparito. È sera. Lupetto ha passato una bellissima giornata, ma è stanco. Dudù, dove sei? Chiede Lupetto. È ora di andare a dormire. Quel piccolo mascalzone si è nascosto di nuovo, dice la mamma. Il primo che lo trova vince. La famiglia cerca ovunque, nello chalet, nelle ceste, nelle valigie, in macchina. Non si riesce a trovare Dudù. Oh no, dove sarà finito? Riflettiamo, dice il papà. Quando abbiamo visto Dudù per l'ultima volta? Al ristorante, ricorda la mamma. Sì, conferma Lupetto. Era seduto vicino a me. Il papà chiama subito il ristorante. Ah, hanno trovato Dudù. Ahimè,
Però il ristorante è chiuso e non si può andare a prenderlo. Lupetto sente una stretta al cuore e scoppia in disperati singhiozzi. Povero Lupetto! La mamma prende Lupetto in braccio. Dudù non è perduto, lo andremo a prendere domani. Ma Lupetto è triste, vuole il suo adorato peluche. Ho un'idea, dice il papà. Se dormissimo tutti insieme per una volta, dobbiamo solo preparare i materassi. Mi piace, sospira Lupetto. E domani riavremo Dudù e tutto andrà bene, sorride la mamma. Oh, bambini, tenetevi forte, è il momento della rabbia. Dudù in lavatrice. Lupetto cerca il suo peluche nello chalet. Questa volta so io dov'è, lo rassicura la mamma. Ho lavato Dudù nella lavatrice. Si sta asciugando sullo stendino. Lupetto va a cercare Dudù. Non solo ora è bagnato, ma ha anche perso il suo buon odore. Dudù è tutto pulito, gli spiega la mamma. Uffa, Lupetto non è affatto contento. Diventa tutto rosso e batte i piedi. Sei cattiva! Grida. Hai rovinato il mio peluche! Non lo voglio più! E getta Dudù per terra. Vedo che sei molto arrabbiato, dice la mamma. Mi dispiace, non volevo infastidirti, ma sai che anche i peluche hanno bisogno di essere lavati. Peluche hanno bisogno di essere lavati. Chiede Lupetto. Per non riempirsi di microbi e restare in buona salute, capisci? La rabbia di Lupetto piano piano se ne va e lui si accoccola vicino alla mamma. Scusami, Sussurra. ma non mi piace che tocchino il mio peluche. Lo so, dice la mamma e lo abbraccia dolcemente. Ed ecco l'emozione più bella, l'amore. Ritorno a casa. È finita la settimana. Lupetto è felice di essere tornato nella sua casa e Dudù si sente bene come lui. Sei il mio caro peluche, Dice Lupetto stringendolo con affetto. Nel box, Lupetta gioca contenta con i suoi cubi. Com'è carina! voglio bene, sei la mia cara sorellina, Dice Lupetto e l'abbraccia. Oh, che teneri! In cucina la mamma e il papà preparano il pranzo. Papà canta e la mamma lo guarda con i cuoricini negli occhi. Sono innamorati, sono innamorati! Esclama Lupetto e va ad abbracciare entrambi. Lupetto ha un'idea. Va in camera, prende un foglio di carta, le sue matite e disegna un grande cuore. Dentro ci mette la mamma, il papà, Lupetta e Dudù. È il mio cuore!
dice Lupetto mostrando il suo disegno. Dentro ci siete tutti voi e io vi voglio un mondo di bene. Oh, ma che tenerezza, Lupetto! E voi, bimbi, cosa disegnate nel vostro cuore? Bene, spero che vi siate divertiti a leggere questo bel libro insieme a me. Ricordate di lasciare un bel like e al prossimo episodio! Ciao!